Palazzo Sgarri, mercoledì sera, poco dopo le 20, ha ospitato al tavolo dei relatori il presidente regionale dell'Umbria, Nino La Spina, quello provinciale Loreto Ognibene ed il presidente della Proloco di Mussomeli, Salvatore Piazza, che ha diretto e coordinato la serata. Con loro anche il sindaco Giuseppe Catania, l'assessore Sebillo Conte e presenti anche all'appello la lunga schiera degli attuali soci della Proloco, rigorosamente in magliette dell'associazione. Presenti anche vecchi soci, simpatizzanti ed estimatori del benemerito sodalizio, che si è pregiato anche della presenza delle Proloco dei paesi vicini. Acquaviva Plateni, Sutera e Campofranco. La numerosa partecipazione ha dato significatività all'evento che per 40 anni la Proloco di Mussomeli ha resistito alle sfide del tempo e con la serata i festeggiamenti per tale ricorrenza. Questo 40º anniversario della fondazione della Proloco. Prima di procedere al convegno e a quello che seguirà, volevo fare un minuto di silenzio. Scusate, un minuto di silenzio per la tragedia che ha colpito molti nostri amici italiani. Grazie a tutti. Sono momenti dolorosi che sconvolgono la vita continua, però con amarezza. Siamo qui, appunto, dicevo, per festeggiare i 40 anni della fondazione della Proloco, 40 anni che ci hanno visto protagonisti nel nostro territorio, con vasi alterni, perché capite bene che volontariato avanti con gli stimoli che certe volte mancano, però noi ci abbiamo messo tutta e siamo stati sempre presenti e sempre protagonisti. Introdurrà i lavori il nostro amico Pierenzo Costanzo, che farà un po' un riassunto di quello che è stata la storia della Proloco. Poi ci sono molti presidenti che si sono succeduti a Mussomeli e io li inviterò a raccontare qualche aneddoto, qualche battuta di quello che è stato il loro di volontariato nella Proloco. Non voglio perdere tempo, passo la parola a Pierenzo. Ringrazio la Proloco, ringrazio il Presidente che a tutti i costi ha voluto che io stasera fossi qua perché avevo un altro impegno, per cui devo a un certo punto lasciarli e andare. Questo impegno preso precedentemente. La Proloco 40 anni fa, siamo nel 1976, siamo nel 1976. E diciamo che la Proloco nasce come costituzione, cioè viene fatto lo statuto dal notaio ad opera del compianto Rosario Rizzo, divenuto poi primo presidente,
e di alcuni amici che sono anche qua presenti, Calogero e Pasquale Mistretta, che facevano parte del consiglio di amministrazione, poi c'era Salvina Sorce pure, presenti, mi pare gli altri non ci sono, e hanno costituito legalmente. In effetti la Prologo in qualche modo era anche esistita, però non in maniera costituita, perché si era qualcuno messo di buona volontà cercando un poco di raccogliere delle persone per organizzare delle manifestazioni a Mussolini, e fra questi vi posso anche citare il compianto avvocato di Lena, che in qualche modo, ecco, assieme ad altri amici prima della Costituzione legale. Ma noi la Prologo parte ufficialmente nel 1976, proprio ad opera di queste persone che vi ho detto. E subito dopo queste persone ritengono opportuno passare alla politica e quindi scendere in primo piano nella politica, e quindi escono dalla Prologo lasciando un po' il vuoto. Subito dopo, ma dopo alcuni anni, ecco, viene nominato commissario il dottor Mario Ricotta, che dovrebbe, mi pare, essere presente stasera, quindi ci dirà qualche cosa. E nasce questo insieme di Prologo assieme ad altri amici, all'ingegnere Canalella, eccetera, come protesta perché non si faceva niente per gli scavi di Polizzello e altri scavi del circondario. Quindi loro volevano in qualche modo avere come obiettivo proprio la valorizzazione degli scavi, ma questo ve lo dirà il dottore Ricotta. Subito dopo anche questi amici costituiscono un partito, una lista civica, per cui escono dalla Prologo e c'è un vuoto. Però si sentiva l'esigenza, ecco, a Mussomeli di avere ancora la Prologo. E allora è venuto a due persone che erano state alla Prologo, ma che erano adesso nella politica, Pasquale e Roger Mistretta, è venuto in mente di segnalare alla APT, l'associazione, l'azienda provinciale per il turismo che dipendeva dalla provincia, di segnalare il mio nome perché fossi nominato commissario e riprendessi le sorti della provincia. E così è stato, in effetti, con nomina del presidente della provincia e del direttore dell'APT, io sono stato nominato commissario e per tre anni sono stato commissario della Prologo di Mussolini. Dopodiché ho costituito un gruppo e sono stato nominato presidente. Il mio mandato è durato 10 anni. E 10 anni in cui ci siamo messi degli obiettivi, chiaramente abbiamo fatto delle manifestazioni, ma non sto qui a parlarvene, perché allora erano gli anni d'oro in cui si ricevevano i finanziamenti da parte della regione, del comune, da parte della provincia, quindi c'era, ecco, un buon incremento. Considerate, giusto per farvi qualche cifra, siamo arrivati anche, allora si parlava in lire, a 200 milioni da spendere per delle manifestazioni da fare. E qui vi ricordo i Pue, gli Stuart, insomma, quindi avevamo possibilità, ecco, di fare delle cose in grandi, cose che adesso diventano 200 milioni, erano altri tempi. Però noi abbiamo puntato, ed è questo quello che mi interessava, su due obiettivi. Il primo obiettivo è stato il costituire all'interno della Prologo una compagnia teatrale, perché potevamo così aggregare dei giovani che non avevano dei punti di riferimento. E questa compagnia teatrale ha avuto i suoi successi.
successi anche a livello regionale, addirittura avevamo appunto anche un invito a Roma, ma l'abbiamo dovuto disdire perché non c'erano le forze per andare anche a recitare. Facevamo commedie dialettali, ma abbiamo ricevuto molti, molti riconoscimenti come compagnia teatrale, ma soprattutto girava attorno a questa compagnia teatrale, molti giovani e molta gente, faccio un esempio se vogliamo, sono andato un po' a scoprire come talento di scenografia a Sergio Corona. Allora era uno sconosciuto personaggio di un sole, però ecco, assieme ad altri, ecco, lui faceva lo scenografo della compagnia teatrale. Ricordiamo che 30 anni fa era ancora più basso come età. Ed è una fortuna in questo senso, perché poi io mi sono anche circondato di altre persone che, io devo dire, mi hanno sostenuto, mi hanno incoraggiato. Ho avuto anche come vicepresidente a Peppe Rizzo, che poi è diventato presidente dopo di me, e quindi insomma un altro obiettivo che ci siamo proposti e finalmente ci siamo riusciti è stato il corteo storico, il primo corteo storico. Siamo nel 1994. Qual era l'obiettivo di questo corteo storico? Non solo attirare un po' gente da fuori, ma avevamo l'obiettivo di valorizzare le cose di Mussolini, le attività di Mussolini. Vi faccio un esempio. Tutti i costumi che sono nati col corteo storico sono stati allestiti a Mussolini, da sarti e da sarte da Mussolini. Sono stati disegnati a Mussolini da me, da Nino Canalella, dopo delle ricerche e così da altri, e tutto è stato fatto a Mussolini. E questo per noi era un vanto, perché ecco, andare fuori, andare a prendere dei costumi di qua e di là poteva essere anche facile. Doverle realizzare, considerate che c'è stato quasi tutto l'inverno e poi parte dell'estate in cui questi sarti e queste sarte si sono adoperati per costruire, per fabbricare, per allestire questi abiti. Sì, allora era assessore, quindi l'ha voluto anche lui, il compianto Pasquale Noto, con sindaco Canalella. Ecco, l'obiettivo, quindi vi dicevo, del corteo storico era quello di valorizzare un po' quelle che erano anche le attività locali, l'artigianato locale. Ma non solo, avevamo come obiettivo, ma non ci siamo riusciti, quello di costituire l'associazione del corteo storico, che si occupasse tutto l'anno solo ed esclusivamente del corteo storico. Perché questo? Ad esempio, non è che era venuta la nostra intelligenza, un po' ad esempio come il Palio di Siena, che hanno l'associazione Palio di Siena, così come sono altre grandi manifestazioni a livello internazionale, in cui si occupavano solo di questo. Purtroppo non ci siamo riusciti e ancora oggi, ecco, perché questo obiettivo? Qual era il motivo di questo obiettivo? Perché ho visto che poi tutti gli altri costumi del corteo storico, se il sindaco dispone di questi abiti, al momento in cui viene il sindaco di Superga a chiedere di questi abiti, il sindaco di Mussolini non può dire di no, e quindi questi costumi diventano di Superga, di Acquaviva, di qua e di là. E che invece il costituire un'associazione del corteo storico poteva avere questo vantaggio. Un altro vantaggio, quello di lavorare tutto l'anno per realizzare delle manifestazioni solo ed esclusivamente con gente di Mussolini. Per esempio, mentre dentro il castello tutti i mestieri
antichi che erano stati fatti realizzati a Mussolini. Perché ci diceva lo storico, che era lo storico del corteo, il compianto professore Angelo Barba, che in fondo non è che a Mussomeli le manifestazioni, quando veniva il principe, c'erano tutte queste principe e principesse che adesso vediamo. No, veniva il principe ogni tanto, veniva Mussomeli, ma non c'erano tutte queste grosse manifestazioni. Invece c'era all'interno del castello tutto un artigianato che potrebbe essere ripreso. E erano questi gli obiettivi, così come ecco, il costituire questa associazione ci portava anche a valorizzare soprattutto alcune persone, quale per esempio costituire un esercito di soldati all'interno, oppure ed essere autonomo, quindi il costituire il gruppo degli arcieri, che mi pare che in qualche modo si è costituito poi successivamente, in modo da poter poi dare delle manifestazioni al momento in cui si svolgevano queste manifestazioni. Questo era l'obiettivo. Questa cosa l'ho voluta dire perché la voglio bilanciare. Ecco, un'associazione al corteo storico in cui parte integrante è il comune di Mussomeli e la Palocco, ma poi è anche aperta per altri cittadini, ma che diventa un po', ma che comunque è possibile anche in questo caso dei finanziamenti ad hoc con l'associazione iscritta, insomma, per questo motivo. Per cui ecco, questi sono stati un po' gli obiettivi che ci siamo prefissi. Mi era stato dato 7 minuti di tempo, io me ne sono preso 10. Vi chiedo scusa, ma veramente, perché cosa, dovevo andare via questa cosa la dovevo coprire. E quindi sono stati anni splendidi, almeno per noi, ma penso anche per la gente. Poco fa chi è che mi diceva, ecco, il sindaco stesso mi diceva: ti ricordi quando eravamo alla Proco? Perché anche lui è stato coinvolto alla Proco, chissà perché tutti gli della Proco sono stati assessori, sindaci. No, anche lui ho fatto pure l'assessore. Appena sono uscito dalla Proco ho fatto pure l'assessore. Poi ho cambiato con me. E mi diceva: tu ti ricordi quando abbiamo fatto delle magliettine col fantasma del castello? Ecco. Sono ricordi che ancora tanta gente ha, e con piacere, insomma, ringraziamo il Signore che ci ha dato questa possibilità. Grazie. Grazie di Renzo. Prima di procedere, inizialmente l'emozione mi ha fatto dimenticare la presenza di amici che ho voluto fortemente qui questa sera. Sono il presidente provinciale Loreto Ignibene e il presidente regionale di Ostia. Provoco e assessore. Prima di procedere ai giorni nostri, volevo la testimonianza di qualcuno dei soci fondatori e di presidenti che sono presenti. C'è Peppe Rizzo che è stato presidente, ma ci sono anche i soci fondatori: c'è Salvina, Pasquale, Calogero, Filippo Luvero. Io non so chi di voi vuole raccontare qualcosa di come è nata la Provoco, come Giuseppe, vuoi raccontarci qualcosa? Lui è il figlio del uno dei soci fondatori, nonché il primo presidente della Provoco, ed è stato anche il presidente della Provoco. Buonasera a tutti, intanto ringrazio il presidente per avermi invitato e per aver organizzato questa bellissima manifestazione proprio in ricordo dei 40 anni della costituzione della Provoco. Vedo con molto piacere che la Provoco in questo momento ha molti giovani che si vogliono spendere per il Mussomeli, per tutte le attività che riguardano il turismo di Mussomeli. E un consiglio che vi do è di aspirare a diventare vicepresidente della Provoco. Ve lo consiglio perché, essendo sempre vicepresidente mio, a
fatto una bella carriera politica e continua a farla, quindi in un certo senso non ha pregato. Quindi consiglio che dovete di fare il vicepresidente della Pro. Poi di fatto di testimonianza ne potrei elencare un'infinità. Quello che dovremmo sottolineare, così come ha fatto Pierenzo, è ricordare Pasquale Nuovo, che non c'è più tra di noi, allora assessore a sport, turismo e spettacolo. Mi ha detto Pasquale Noto si deve dare atto che è stato uno dei fondatori del corteo storico. Io ricordo che assieme a Seppi, assieme a Liliana Gengorusso, assieme a Pasquale Noto, siamo andati al teatro di Palermo, al teatro Massimo di Palermo, siamo andati a visionare tutti gli abiti del corteo storico. Un'altra iniziativa che si è fatta con Pasquale Noto e sempre con Liliana è quella di andare a Sciacca a vedere il carnevale, sì, ricordi bene, la lavorazione, come si fa a effettuare la lavorazione per procedere i carri. Ricordo che nell'amministrazione Scalmenta, sempre Pasquale Noto, si è fatta la caricatura dell'amministrazione. Io spero che questo presidente farà la caricatura di questa amministrazione per il prossimo carnevale. Vi ringrazio a tutti, grazie. Qualcuno dei giovani fondatori vuole raccontarsi com'è nata la Provo? Vuole dire qualche battuta? Ciao, Pasquale. Così, quindi scusate, niente, com'è nata? Eravamo a Rapina, con Sara Rizzo, fratello Salvina, Pasquale Arnone e altre gente, e si parlava proprio di costituire un'associazione che fosse, volano per l'attività turistica. In quel periodo, siccome era il periodo della macchina grassa, che si potevano ottenere finanziamenti. E di questo abbiamo sognato che il combiando con il suo visto è un maestro, che non aveva ricerca di queste cose. E eravamo tutti e tre giovani, ognuno con le proprie politiche. E allora abbiamo deciso di proprio costituirle effettivamente, perché sulla carta c'era una parola, però non si capiva che cos'è. E allora dobbiamo farla effettivamente, siccome associazione, e dobbiamo costituire la sessione, andiamo dal notaio e andiamo. E così è stato. Dopodiché abbiamo iniziato i primi anni, poi a fare la manifestazione, ottenendo degli ottimi risultati con i vari finanziamenti, poi sono arrivato alla zona comunale e noi, quando non è fatto la propria sede, abbiamo lasciato questa associazione nelle mani del commissario Mario Ricotta, che in un primo momento era entusiasta di questo, no, lo è stato per diverso periodo, però alla fine anche lui, per contestare l'attività politica di questo nostro paese, perché ormai è un'usanza conversare l'attività politica di un'amministrazione, o fa bene o fa male, scusate la parola, bisogna contestarla. Quindi per contestarla, al suo tempo hanno fatto un partito, la Colomba, e quindi anche lui ha dovuto, considerato che c'era questo vuoto, e allora mio fratello era consigliere provinciale, se non ricordo male, assessore provinciale. Allora abbiamo pensato che una persona che potesse, visto il suo attaccamento al paese, visto la sua indole per le attività turistiche e teatrali, avevamo individuato nella persona di Terenzio Costanzo il futuro commissario. E siamo andati a parlare al presidente della partita, al presidente della provincia, e in un tempo brevissimo abbiamo fatto sì che fosse nominato commissario
Ah, l'ha detto lui, questo è tutto quello che so. Facciamo ora scorrere un breve video che... Ora passiamo al 2000. Finora si è parlato di finanziamenti, di grossi finanziamenti. Nel 2000 la mia presidenza inizia le banche mani, quindi iniziano le crisi, iniziano a arrabattarsi, a capire come fare le cose, a programmare le cose prima con qualche migliaio di lire, con le lire, poi dopo 2 anni con l'euro. Però ho trovato una bella squadra, c'era un bel gruppo, ci siamo tolti qualche soddisfazione, abbiamo dato vita al gruppo degli arcieri, abbiamo creato il sito della Provoco, mi sono ritrovato con uno spettacolo che ci ha fatto fare un successone, è venuto RTL, la Mussomelli, non so quanti di voi ricordano, quindi voglio dire c'era entusiasmo, si stava bene. Poi quando finisce il primo anno, diciamo, inizi a capire che ci sono da organizzare le cose, ma ti giri e i finanziamenti della provincia non ce ne sono più, la regione non dona, il comune in crisi perché iniziano i debiti e le cose, come giusto che sia, vengono messe da parte. Allora, in quell'anno fu inaugurato l'auditorium, l'anfiteatro, scusate, e ci fu la possibilità di iniziare a fruire degli spettacoli nell'anfiteatro. E allora ci si organizzava, venivano le compagnie teatrali, quello che prendevano, cioè era tutto male, accettavamo le critiche, tutte le commedie poi ci stanno, non costavano niente, venivano a grazie, quello che prendevano loro all'ingresso è come Dio voleva. Poi iniziò una fase di progettazione molto interessante che ha avuto successivamente anche qualche problema. Attraverso Sviluppo Italia abbiamo avuto la possibilità di fare un progetto che poi di aderire alla bandiera regione. Abbiamo avuto questo grosso successo, ci è stata data, siamo stati onorati di averla, siamo stati al Touring Club, ci hanno consegnata, ce la siamo tenuta e poi ce l'hanno tolta. Ancora sinceramente a distanza di un decennio non ho capito il motivo, comunque. Però tutte queste esperienze ti danno l'idea di come muoverti, quindi le fiere, come far conoscere il tuo territorio attraverso le fiere. Poi in quel periodo nasce anche l'adesione in Lumbrin, e qui c'è il presidente regionale, il presidente provinciale, iniziano appunto queste esperienze che ti formano e ti fanno capire come meglio muoverti per promuovere il tuo territorio, per organizzare meglio in sinergia e in sintonia tutto quello che si fa, e si va crescendo. Io devo dire grazie alla Provoco perché certo ti dà visibilità, si fanno tanti sacrifici, ma ti matura, ti fa crescere e ti fa acquisire tanta esperienza, quello che ci ha permesso in 16 anni di essere punti di riferimento anche per altre manifestazioni, non so me. E di questo sono veramente felice. Felice di avere nel tempo resistito molte volte quando c'erano le difficoltà, perché è giusto che è così, quando si è senza soldi, non c'è entusiasmo, le persone non si avvicinano perché magari ci sono attriti, e si ha certe volte si vuole mollare tutto, però abbiamo resistito e devo dire che i risultati si sono visti. Dall'anno scorso è nata una nuova Provoco ed oggi io ho voluto fortemente la presenza del presidente regionale per presentare questa nuova realtà. E ora attraverso i video, cioè noi siamo riusciti a fare in un anno quello che non ho fatto in 16 anni. E devo dire grazie a questa squadra fantastica, a questi nuovi soldi che mi hanno permesso. Io devo dire che lo zoccolo duro della Provoco, Giuseppe Lomuzzo, che io me lo sono ritrovato quando sono entrato alla Provoco, me lo ritrovo a distanza di 16 anni oltre a 7. Fare volontariato vuol dire
noi questo col tempo abbiamo dimostrato che si può fare. Si può fare perché con la sinergia si crea un gruppo dove ognuno sa fare qualcosa. Io ho dei limiti in determinati settori e c'è chi ne ha in altri settori, però quando si crea una sinergia, si crea una squadra, insieme si lavora e si lavora bene, e penso che in quest'anno l'abbiamo dimostrato. Abbiamo fatto sagre, eravamo fermi alla sagra della ricolta, sagra della Questecchia, sagra della ricolta. Devo dire che cosa è nato con la nuova Prologo, diciamo, con a parte la nuova, io la chiamo nuova Prologo perché per me è una rinascita della Prologo. Io l'anno scorso non pensavo sinceramente di continuare, né tantomeno di poter festeggiare così come lo stiamo festeggiando il 40° anniversario della Prologo, perché non c'era lo stimolo. Quando Pierenzo accennava al corteo storico, dopo un po' di tempo si è capito effettivamente che questo corteo storico ce lo copiavano tutti. Tutti volevano gli abiti, quindi un corteo storico qua, un corteo storico là. Allora l'assessore Angelo Barba, insieme alla Prologo, abbiamo pensato bene di fare qualche cosa che non ci potevano copiare, quindi il castello animato. E quindi dal 2006 è venuto fuori il castello animato, che è diventato una gran bella realtà. Un grazie anche al professor Barba, che oltre ad essere lo storico del corteo storico è stato una persona che ha creduto fortemente nelle nostre tradizioni e che ci ha portato anche a scrivere dei testi, non ha potuto ultimare, penso che sarà difficile, stavo preparando una commedia, un'opera teatrale sulle tre donne, lui diceva che ora ce la faccio, ma non l'ho potuto ultimare, non penso che sarà mai ultimata. Un'altra cosa di cui penso che ci possiamo andare a provare è la corrida che è nata nel 2004, che Sebi ha portato alla grande in questi 12 anni e che ha un successo enorme. Ce la riportiamo da 12 anni la corrida, che ogni anno porta persone, non solo i giovani ma tutto il pallone. Pierenzo dice che è andata molto prima, ma no, prima del 2004, no, me la ricordo. Più anni, cioè l'abbiamo iniziato nel corso del 14 anni. 2002. Per dimostrare, ma non siamo più per dimostrare. Discorso sempre Prologo l'ha fatto, comunque sì. Poi cosa dire? Io sinceramente sono emozionato, non è che ricordo tante le cose. Diamo magari oggi. Buonasera a tutti, il nostro presidente mi ha giocato uno scherzo, non pensavo di parlare per cui mi scuso già anticipatamente per qualche gaffe o se dimentico qualcosa, posso solo raccontare la nostra esperienza, siamo stati contattati quasi direi singolarmente per fare parte di questo gruppo. L'entusiasmo è tangibile, penso che ognuno di noi abbia veramente tanta voglia di donare a Mussomeli, perché considerate che ognuno di noi siamo chi mamma, chi figlia, comunque chi ha famiglia, comunque persone impegnate che si spendono per amore del proprio paese, perché siamo un po' stanchi di un paese che dorme e quindi stiamo cercando con l'aiuto, con la guida del nostro presidente, del nostro assessore, del nostro sindaco e tutti, di cercare di dare una svolta a questa Mussomeli un po' addormentata, problematica sicuramente perché diciamo qualche cruccio ce l'abbiamo tutti,
però la Proloco si impegna a far sì che noi cittadini cerchiamo di condividere insieme dei momenti un po' di convivialità più gioiosa e magari lasciare un po' da parte le nostre problematiche. Insieme abbiamo realizzato veramente tante cose in pochissimo tempo, sostenendoci l'uno con l'altro e collaborando reciprocamente. La prima iniziativa che comunque avete visto nel video, correggetemi o aiutatemi se dimentico qualcosa, è stata la Sagra della Guasteggia. Un grande successo, oltre al fatto che è nata una nuova sagra, è piaciuta e finalmente per la prima volta si è creato un, forse non proprio la prima volta, non so, però una convivialità tutti in piazza. Io non ricordo di aver visto la piazza Umberto così gremita di persone, a parte per i concerti, che comunque ne socializzavo. Certo, sicuramente anche la passeggiata in via Palermo di quest'estate e dell'estate scorsa è di grande aiuto. E poi abbiamo andati avanti con il carnevale, che è stato molto partecipato, e siamo andati avanti con la sagra, con la riedizione della sagra della Ricotta e del Cannolo, anche quella molto partecipata, piaciuta. Abbiamo con la collaborazione degli istituti di istruzione superiore, ragioneria, geometra e liceo, creato il progetto Il Sapore del Sapere, che è stata un'esperienza bellissima, direi eccezionale. Io stesso ho seguito il percorso dei ragazzi che hanno fatto scoprire ai visitatori di fuori, ma anche a noi di Mussomeli, le ricchezze e la storia del nostro paese. Mi auguro che questo progetto continui e che in futuro sia un po' più partecipato e che per i nostri figli ci sia ancora questa possibilità di studiare e scoprire le nostre origini e il proprio paese. A seguito abbiamo fatto, dopo il Sapore del Sapere, l'estate, che già è l'inaugurazione della Via Palermo, la gara delle torte e tutte le varie serate che sono susseguite con le cabaret, commedia, la partecipazione della Leonardo Ensemble, il comico, insomma tutte manifestazioni che ad oggi posso dire sono state molto molto partecipate. Quindi sono contenta di fare parte di questa famiglia, sono contenta di trovarmi oggi qua a condividere questi 40 anni. Almeno fra 40 anni qualcuno potrà dire c'eravamo anche noi nel 2016. Grazie. Un'altra esperienza. L'esperienza con le scuole, diciamo che hanno avuto continuità. Abbiamo avuto un'altra esperienza che è ancora in corso con la Work Experience. Avete visto il video, è stato realizzato dalle ragazze, poi il sindaco vi annuncia un'altra cosa, ma io ora questa sera con il presidente regionale, il presidente provinciale, voglio fare un altro annuncio che mi impegnerò per far sì che a Mussomeli continui questa esperienza con le scuole, con i ragazzi, voglio creare una propria union. Perché ho visto nei ragazzi molto entusiasmo e ci trasmettono qualche cosa che magari noi grandi non riusciamo a percepire da soli, quindi abbiamo bisogno di stimoli nuovi e quindi è giusto, c'è un entusiasmo nei ragazzi, l'altra sera in via Palermo facevano i pazzi, facevano biglietti, ci arrivavano in tutti, ho visto i ragazzi si sono messe le polo pure con noi della Prologo, veramente ci credono e trasmettere i nostri valori e trasmettere la nostra esperienza per me e per noi della Prologo è importante, dare seguito perché fare, trasmettere la nostra passione vuol dire fare apprezzare il territorio e avere una società più sana perché magari si apprezza di più quello che si fa, si apprezza di più quello che si è, perché partecipare a una festa senza capire quello che c'è dietro, a noi è successo qualche anno fa, ci hanno distrutto la scenografia della passione e dietro c'era un sacco di lavoro. Se chi l'ha fatto era con noi, avesse partecipato con noi alla realizzazione, penso che quel gesto non l'avrebbe fatto. Quindi penso che c'è da trasmettere questa esperienza, questa voglia di fare,
per il territorio. E io ho avuto l'assenso già di molti di loro e penso che il prossimo progetto immediato sarà proprio questo, la realizzazione, la creazione, non solamente della Provoco Junior. Signor Presidente, una domanda. Grazie, buonasera a tutti, per me è sempre un grande piacere ritornare a Busso Aeri perché ci sono tanti amici, c'è molta stima, abbiamo iniziato lo stesso percorso del non profit anche a livello provinciale e regionale, anch'io sono di quelli che sono venuti là, quando sono finiti i soldi a pioggia, i famosi 200 milioni, siamo tra di noi e quindi con le difficoltà che vi potete immaginare. Noi, diceva Salvatore, siamo comuni, comitato provinciale, comitato provinciale regionale, voi invece siete umili, senza di voi, senza la Provoco, senza i soci della Provoco, noi non siamo nessuno. Quindi grazie perché già il cuore teniamo quel senso di appartenenza e quei valori che diceva Salvatore, che sono importantissimi, siamo una famiglia. Le Provoco sono una famiglia, l'Umbria è una famiglia. Quindi è un grande valore, il senso di appartenenza, crediamoci. Lo voglio ricollegare con la famosa frase di Gorgi, l'eccellenza si costruisce con il volontariato, con lo spirito di sacrificio, perché così si riescono a realizzare le cose buone. Se non c'è sacrificio, non c'è spirito di sacrificio, se c'è passione non si realizza niente. Si possono medicare fin quando vogliono, ma si debbono, come diciamo noi, sprazzare chi ci critica. Quindi bisogna essere dentro per capire tutti gli sforzi che facciamo per realizzare le cose. E non solo in tutti questi anni, ne è passata di acqua sotto i ponti della Provoco, ma acqua a volte impugnata, temporale, ma veramente acqua impugnata, che non permetteva la Provoco di fare niente. Qui invece, da un periodo, da un paio d'anni, sta passando acqua pura, acqua cristallina, acqua potabile. Per gli anni stiamo avendo delle cose che non erano previste da Busso Aeri. E a volte potrebbe essere anche una critica per noi del pallone. Io ho tre figli che tutta l'estate dell'anno scorso negli spettacoli principali e anche ora la settimana scorsa per tre notti consecutive sono venuti qui, ma come i miei figli e tanti altri ragazzi del pallone, con la preoccupazione. Sappiamo tantissime tagli sono state realizzate, come diceva Terenzio, la valorizzazione, andiamo a valorizzare i nostri prodotti, il nostro artigianato e i commercianti, la via Palermo, la cena bianca, la cena rosso blu di l'anno scorso, altro che socializzare all'interno di un'associazione, qui si socializza con un paese, non con un quartiere, e queste sono grandissime idee. Se vi ricordo quando abbiamo sviluppato, quando ha sviluppato questa idea, ma veramente io non sarei più a fare i complimenti, sicuro che sarebbe riuscita. Purtroppo a me non l'ho potuta realizzare quest'anno a Valle Lunga, ma abbiamo dato l'input anche in altre Provoco, tipo Marianopoli, che hanno iniziato con la cena in bianco nei quartieri. E già è una bellissima esperienza, sono bellissime eventi socializzare, perché i paesi ormai certi valori si stanno perdendo, in città magari non esistono più, ma noi ancora ci teniamo attaccati. Quindi oggi hai sbagliato l'orario a fare questo convegno e data, perché l'orario non te lo dico, ma la data sì, noi speravamo di venire qui il 25, non il 24. Il 25 c'è il carnevale, sì, ma c'è solo le brasiliane. Ah, è stato approvato. Ah, per il discorso, allora un altro convegno, noi veniamo e ci possiamo accadere. Poi io leggo anche i commenti sui social, no? Facebook,
dove gli abitanti di Mussomelo, gli emigrati, sono entusiasti di poter ritornare a Mussomelo ogni anno e poi preferiscono rimanere di Vasera, sempre per quel discorso che ci sono eventi, ci sono le manifestazioni. Quindi è qualcosa di importante far rientrare gli emigrati, come altri paesi che non lo fanno, non fanno eventi. Quindi gli emigrati cosa vengono a fare se non gli diamo la possibilità la sera di uscire, di passare la serata in compagnia di amici, di un bel spettacolo? Quindi leggo anche i commenti che ci sono dovuti, e quindi dovete essere veramente grati anche dei giudizi positivi di tutti i mussomolesi. Che dirvi, in bocca al lupo, auguri per altri 40 anni, qualcuno diceva, continuiamo con questo passo, al prossimo, alle prossime 40 anni. Grazie. Perché allora prima facevo parte io della Proloco, come già sapete, da 26 anni. Dico, per questo paese ho cercato di dare il massimo e di portare avanti anche con molte difficoltà, perché a volte Salvatore lo tiravo sempre per i capelli, anche se per adesso non ne ha più perché li ha persi, perché voleva così, trovando difficoltà, dimettersi, però dico, in un modo o in un altro ce l'abbiamo fatta. Quindi 26 anni di esperienza, 26 anni di lavoro per il mio paese, l'ho dimostrato e adesso continuo a dimostrarlo anche con il mio incarico. Io un ringraziamento lo voglio fare a un'altra persona, che adesso dall'anno scorso è anche socia, che è la moglie di Salvatore Piazza, Maria Carmela, a cui va un applauso. Perché ha rubato tempo alla famiglia, sicuramente. Dov'è Maria Carmela? Ah, l'ha sorto. Perché ti guarda sorto. Anche lei per la sua pazienza, perché ce ne vuole tante, perché giustamente Salvatore, impegnato anche con la famiglia, ha dedicato del suo tempo alla Proloco. Dopodiché la contentezza e la felicità di ritrovarmi adesso come assessore un gruppo di soci che non mi hanno lasciato da solo dall'inizio del mio ruolo di amministratore fino adesso, e il successo che stiamo avendo insieme. Questo parlano i fatti, non lo dice Sebilo Conte, e soltanto di questo ne vado fiero. E io un plauso personale, un ringraziamento veramente infinito che vi faccio per quello che state dando al nostro paese, alla nostra comunità e anche a quello che state dando a me personalmente. Dopo questo, io finisco. Oltre a questo io ringrazio il nostro sindaco, perché è una persona splendida. Io prima di essere sindaco lo conoscevo come amico, cioè come conoscente, si salutava, magari si scambiava qualche parola, ogni tanto qualche consiglio anche, ma adesso lo sto conoscendo anche come uomo e come persona. Qui ne vado fiero di essere il suo assessore, ma principalmente ne vado fiero di essere un amico, e adesso diventato, se me lo permette, un amico fraterno, come lo è stato con Francesco, Giuseppina e Giuseppe, che non vedo. Quindi io ringrazio anche per questa bella esperienza, e un ringraziamento va anche ai miei concittadini che mi stanno vicino e che anche loro in un modo e in un altro mi collaborano. Grazie. Grazie anche a Pino Ricotta, che non mi lascia mai. Grazie Pino e Giuseppe.